Sono Patrick Losano, gestisco questa realtà culturale che prende il nome di Associazione Galleria Losano Arte e Cultura. Le radici, diciamo, di questa realtà nascono appunto da una galleria d'arte che è stata fondata da mio papà, Pierluigi Losano, nel 1980 e che ha gestito fino al 2005. La sua scomparsa, diciamo, prematura mi ha visto, diciamo, subentrare dal gennaio del 2006 sotto una nuova formula che in qualche modo ha chiuso, diciamo, una parentesi più, diciamo, prettamente commerciale e ha aperto, diciamo, una nuova dimensione associativa sempre con le finalità culturali, che in qualche modo ha iniziato ad aprirsi al territorio, dialogare con istituzioni, altre realtà culturali, oltre, diciamo, a ideare a partire dal 2017 un nuovo evento a cadenza biennale che di fatto è il progetto di scultura diffusa. Che cos'è scultura diffusa e perché è nato scultura diffusa? Nasce sicuramente da una forte passione, diciamo, per la scultura e come scommessa per portare a Pinerolo, una città di provincia, un evento alternativo a quello che erano le manifestazioni tradizionali. Abbiamo cercato l'opportunità di implementare anche il patrimonio artistico, diciamo, della città. Infatti uno degli obiettivi più importanti di scultura diffusa, ci siamo dati, diciamo, una programmazione temporale di una decina d'anni, quindi due mandati amministrativi e cinque edizioni. Abbiamo immaginato inizialmente cinque spazi pubblici da riqualificare con artisti internazionali, con opere che sono poi atterrate sulla città e in parte sono rimaste. L'edizione del 2021 con Davide Rivalta. Di uno scultore di fama sicuramente nazionale ma internazionale, la sua ispirazione arriva dal mondo animale. Ha individuato sicuramente gli animali che intanto ha avuto modo di studiare in maniera approfondita. Lui cerca di trasferire la forza, diciamo, dell'animale in una scultura. Sono Davide Rivalta, sono un artista, principalmente lavoro con tre tecniche, con la scultura, la pittura e il disegno. In particolare realizzo corpi di animali e poi li metto in relazione, appunto, all'interno del paesaggio con le persone. Come si può vedere dalla superficie materica, ho un approccio piuttosto fisico e diretto alla materia, una materia che tendo a, diciamo, a controllare un po' a distanza, nel senso che spesso lancio la creta o lancio in questo caso qui il gesso sopra all'armatura, in modo tale che la materia conservi possibile l'energia del lancio e l'energia del gesto e che quindi non contenga le rigidità che sarebbero proprio il tocco mimetico o comunque della riproposizione mimetica della forma. Le masse e le forme si visualizzano magari più a distanza o comunque nel loro insieme.
tecniche di stampo e di, appunto, di fusione sono seguite direttamente dalla fonderia. Io seguo i montaggi dei pezzi di bronzo, di alluminio e in buona parte anche le rifiniture. Gli animali che realizzo sono tutti ritratti di animali veri, di soggetti veri, che io incontro solitamente negli zoo, nelle fattorie. Sono animali che fotografo anche a lungo. Una volta fotografati scelgo un movimento, comunque un momento che mi sembra particolarmente significativo. Poi dopo lo realizzo solitamente in creta. Ho fatto una visita in città e dove ho conosciuto Patrick, e poi attraverso Patrick gli assessori e il sindaco di Pinerolo. In questa visita, qui poi ne è anche seguita un'altra con Pierluigi Tasti, che è il curatore della mostra, si è creata una buona sintonia e da questa sintonia è nata la decisione di, appunto, di fare la mostra. Intanto la città dà degli stimoli, perché comunque è una città che ha nel suo territorio diverse ambientazioni piuttosto, insomma, interessanti. Abbiamo sentito da subito comunque anche un interesse sincero e una comprensione del lavoro, e quindi anche una disponibilità a farlo esprimere al meglio anche dalla parte dell'amministrazione comunale. E Patrick, devo dire, ci ha fatto un'ottima impressione per la disponibilità e anche la capacità, no, nel mettere insieme le cose e le persone. La riuscita si è percepita fin da subito, perché quando siamo arrivati in città con questo carico, questo bilico carico dei suoi, diciamo, bronzi, c'è stato, diciamo, si è creato subito una sorta, diciamo, di pubblico che è accorso a vedere non il circo ma gli animali in bronzo. Scaricammo il gorilla e un gruppo, diciamo, di babuini, più una serie di altre opere che poi abbiamo collocato per la città, e insomma percepimmo fin da subito che questa edizione in qualche modo sarebbe stata un'edizione trasversale, che avrebbe sostanzialmente trovato il consenso dal bambino all'anziano.